Ancora buona giornata, carissimi e pazientissimi ascoltatori di questa indefinita cavalcata lungo l'Asia Minore, dove ormai lo Spirito ha sospinto Paolo e Barnaba. Stiamo riflettendo e conoscendo i capitoli centrali del libro degli Atti degli Apostoli, il primo grande viaggio missionario di Paolo, e vediamo in concreto lo sviluppo del processo di evangelizzazione con le varie dinamiche che si ripetono continuamente fra, appunto direbbe Sant'Agostino, le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Noi alcuni brani li leggeremo semplicemente per conoscenza, altri brani li saltiamo perché affrontano tematiche che abbiamo già, mi pare, sufficientemente sviluppato. Su qualche altro ci fermeremo con calma, però credo che valga la pena di seguire il filo narrativo dei capitoli 13 e 14 degli Atti degli Apostoli. Dell'inizio del capitolo 13 ci siamo occupati la volta scorsa, è l'invio in missione da Antiochia, avamposto missionario verso il mondo pagano e tutto sommato verso l'occidente greco-romano, l'invio in missione per mandato diretto dello Spirito Santo di Barnaba e Saulo, riservati a lui per il Vangelo, per l'opera alla quale li ha chiamati. Arrivano il loro viaggio nell'isola di Cipro, a Salamina, la capitale di Cipro, e poi da Cipro sbarcano in Asia Minore. In Asia Minore salgono verso un pochino verso nord, qualche centinaio di chilometri, e raggiungono la Pisidia, la regione della Pisidia. Pisidia, c'è una città importante che si chiama Antiochia di Pisidia, per distinguerla da Antiochia di Siria, che è l'altra più importante di cui abbiamo accennato, e Paolo e Barnaba mettono in atto la loro consueta strategia missionaria, che comincia inevitabilmente dalla sinagoga. Anche se sono stati mandati ai pagani, non è stato loro detto di trascurare gli ebrei, a meno che loro stessi non li rifiutino, non li perseguitino e non li caccino. Quindi, come era avvenuto sempre in Israele, il kerygma, l'annuncio cristiano fondamentale, viene proclamato in terra pagana
nella sinagoga di Antiochia agli ebrei. Un bel discorso che comincia dalle dinamiche dell'Antico Testamento, poi passa e si dilunga sulla figura di Giovanni Battista, le vicende relative alla passione, alla morte, alla resurrezione e poi anche all'annuncio: chiunque crede in lui riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. È il capitolo 13 al versetto 39. L'operazione va bene, o almeno sembra che vada bene, perché dopo aver fatto questo discorso con invito alla conversione per ricevere quel tipo di perdono dei peccati che la legge di Mosè non garantisce, ma semplicemente si limita a denunciare i peccati, ottengono una certa attenzione, addirittura un invito. Mentre uscivano, li pregavano di esporre ancora queste cose nel prossimo sabato. L'assemblea si scioglie e si avvicinano molti giudei e proseliti credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio. Miracolo? Ossia, avviene una predicazione pubblica nella sinagoga che dà luogo, un po' come talvolta a un comizio politico, come a una conferenza, a una lezione all'università. Finita la lezione, molti se ne vanno e invece alcuni più interessati si avvicinano, vogliono sapere, vogliono conoscere, vogliono rendersi conto di persona di cosa succede. Si può capire da queste parole che in fondo nella sinagoga stanno facendo breccia, che non è in linea di principio precluso l'accesso alla fede. Proprio è un testo molto sereno, intrattenendosi con loro, che quelli che li esortavano a perseverare nella grazia di Dio, espressione che significa non sicuramente perseverare nella fede cristiana, ma nella ricerca, nella domanda, nell'attesa. Il sabato seguente che cosa succede? Il sabato seguente si sparse la voce e in maniera un pochino pleroforica, cioè esagerata, li pregava, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Io credo che sia importante ora non solo seguire lo sviluppo, la dinamica dei fatti, ma soprattutto la teologia della parola, che noi abbiamo assolutamente bisogno di abbeverarci, perché dal punto di vista dell'importanza del Signore che ci parla, noi siamo assolutamente inariditi. Noi abbiamo la sensazione, come cristiani, io direi, voi sapete quando sono fiero di essere cattolico, però riconosco anche il cammino che sta facendo la mia Chiesa per diventare sempre più fedele al suo Signore. Per noi il rapporto con Dio si gioca nella concentrazione, nel far salire dal cuore dei sentimenti, nel presentarsi davanti a Lui. Siamo assolutamente non abituati a vivere il rapporto con Lui come risposta, come l'amen della fede. Cioè, per noi il Signore ha parlato, si è rivelato, ha fatto raccogliere nella Bibbia una miniera di dottrine pronte per essere estratte a supportare questo o quel dogma. Ma in realtà non è entrato in noi, il Signore parla. Questa parola è la parola del Signore per noi. Noi non leggiamo questo testo per informarci, per diventare storici e nemmeno teologi,
ma per acquisire il gusto di ascoltare il Signore. Per cui, questo, scusatemi questa piccola deviazione, non c'è questa la lettura quotidiana del Vangelo. Il Vangelo fra le mie mani, il Nuovo Testamento fra le mie mani. La Chiesa questo ce lo fa vedere, per esempio, con il breviario. Il breviario, prima di essere salmi che recito, sono salmi che ascolto. Non sono il di recitare l'ufficio divino, non consiste nel sentirsi a posto perché ho letto più o meno attentamente dei testi, ma l'ufficio divino serve a mettermi in comunicazione con il Signore che parla. E così è qui. Ecco, dico, vedete, il giorno seguente quasi tutta la città, per indicare che si era sparsa la voce. Ovviamente Antiochia di Pisidia non era una grandissima metropoli, sia chiaro. Oggi è poco più che un posto di mercato. Io ho avuto modo di visitarla e addirittura di commentare questo brano in mezzo alle rovine della sinagoga di Antiochia di Pisidia. Si radunò per ascoltare la parola di Dio. Lo vedete anche la penna di Luca, che non si perde un momento. Si poteva dire per ascoltare Paolo e Barnaba, e altrove si dice per ascoltare la parola di Dio. Quando videro quella moltitudine, immaginatevi la scena, molti giudei, scusate, i giudei, quelli che avevano invitato a tornare Paolo e Barnaba, non avevano nemmeno pensato che piovesse, invece diluvia, a livello di abbondanza di persone. Furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando. Ma cosa siete venuti a fare? Ma questi sono imbroglioni! Ma questi vi portano fuori strada! Chi ve l'ha fatto di venire? È un momento dedicatissimo questo, perché pareva che si dischiudessero le porte dell'annuncio del Vangelo al mondo degli ebrei. E invece qui si mette molto bene in evidenza, si usano delle parole piene di gelosia, il testo letteralmente direbbe piene di fanatismo e di voglia di dire solo no. Tipico atteggiamento. Tipico atteggiamento. Non c'è mai chissà quale abbondanza di motivazioni. Quello che qui viene chiamato gelosia in greco è fanatismo e di spirito di contraddizione a tutti i costi, bestemmiando. Allora, ecco la grande svolta. Paolo e Barnaba, con franchezza, cioè con chiarezza, con libertà, senza paura, costi quello che costi, dichiararono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, cioè interessati a riconoscere in questa parola che è il nostro annuncio, la parola di Dio, non è perché loro lì fossero andati a leggere la Bibbia, viene chiamata parola di Dio l'Evangelo annunciato dagli Apostoli. Era necessaria che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, è Cristo vivo. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Guardate, questo è un momento importante, un momento drammatico, di frattura. Quello che aveva detto Gesù: se non vi ascolteranno, scuotete la polvere dai vostri piedi e andate altrove. E qui c'è l'ennesima citazione biblica. Guardate che cosa succede, detto con parole
molto semplici che cosa succede in questo contesto. Noi di solito questi testi, siccome non c'è un episodio, nemmeno li ricordiamo. E invece questa è la descrizione del mistero profondo della Chiesa, è la promessa del Signore alla sua Chiesa di tutti i tempi, con tutte le sue difficoltà, i nostri tempi, le loro difficoltà, di quella che è la forza dello Spirito che è in azione quando viene annunciata la parola e quando la Chiesa si mette autenticamente in missione. Nell'udir ciò, i pagani si rallegravano. Io vorrei prendere il testo greco qui perché è molto più diretto e incisivo, il versetto 48. Non è appunto quel dove noi diciamo i pagani, il testo greco risuona in maniera i popoli pagani. Sembra che si smuova l'universo, ta etne, i popoli pagani, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. Che meraviglia! Ma qui c'è la salvezza. E cosa vuol dire glorificare la parola di Dio? Ma come meritiamo noi tutto questo? Ma com'è possibile? Che splendore! E abbracciarono la fede tutti quelli che erano stati chiamati, previsti per la vita eterna. Tutti quelli che arrivano alla vita eterna sono stati chiamati. Non ci sono dei destinati e dei non destinati, ma chiunque viene chiamato nel momento in cui arriva l'annuncio è anche predestinato. E ancora, fateci caso, la parola di Dio si diffondeva per tutta la regione. Ossia, messi fuori dalla sinagoga, questi forse in piazza, in altri luoghi, radunano e la gente sente proclamare una parola di perdono, una parola di grazia, di invito, di comunione. La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba. Diogmon, una parola greca che c'è anche nel Vangelo, la radice di persecuzione, suscitarono una violenta repressione e li scacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Sentite che meraviglia. Sentite che meraviglia. E là la parola discepoli ovviamente si riferisce a loro che erano stati direttamente coinvolti, e a Paolo e Barnaba, perché ancora non c'è stato un battesimo, c'è stato un albeggiare, ma non ha fatto giorno ancora. C'è un atteggiamento di simpatia, ma non si può dire, ecco, che sia stato costruito qualcosa di solido. Mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Lo vedete questo? La loro gioia era nell'annunciare la parola. E la persecuzione permetteva a loro di mostrare al loro Signore un segno concreto, un piccolo segno concreto della sincerità del loro dono. Però se ne dovettero andare. Ma non hanno perso la speranza. Ancora non hanno perso la speranza.
vanno a Iconio. È anche oggi una grande città, Iconio, si chiama Konya, ed è una città anche molto importante per la spiritualità islamica, perché c'è la tomba di Mevlana Rumi, un grande maestro mistico, cercatore di Dio del 1200, una sorta, uno dei tanti paralleli di San Francesco che si trovano nelle varie religioni. Vivere in povertà, in silenzio, in carità, per testimoniare l'assolutezza di Dio e cantarlo in delle poesie liriche che non hanno veramente come contenuto niente da invidiare ai più grandi testi religiosi di tutti i tempi. È la congregazione dei sufiti, nascono da lì i sufiti con tante derivazioni, ma dire sufismo significa dire corrente spirituale dell'Islam. Fermiamoci ancora una parola, ecco, una parola, questa parola che provoca gioia, come abbiamo visto, che conduce alla fede, che si diffonde incontenibile, che suscita opposizioni, che genera gioia nello Spirito Santo. Cosa vuol dire? La forza della parola non è l'efficacia di uno slogan. La forza della parola non consiste nel sapere in maniera magari dialettica o in maniera seduttiva attirare l'attenzione, ma è una parola intrisa di spirito, una parola che esplode. Ne parla San Paolo nella sua prima lettera, nella lettera ai Tessalonicesi, al primo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi, quando racconta a Tessalonica, a Salonicco, racconta, ricorda loro gli inizi della sua predicazione in mezzo a loro, e dicendo che il nostro Vangelo non venne alla luce in mezzo a voi, c'è un verbo che significa divenire, cominciare a esistere, venire alla luce. Il nostro Vangelo non esplose verso di voi solo con la parola, ma in potenza e in Spirito Santo e in una straordinaria molteplicità di elementi. Dov'è la forza della parola? Quindi questo si collega alle cosiddette episodi di Pentecoste che si ripetono talvolta negli Atti degli Apostoli. Non è frutto di isteria collettiva, di omologazione. È semplicemente che quando all'interno della comunità risuona la parola del Signore in maniera credibile e convinta da parte di chi l'annuncia, quando viene ascoltata come parola di vita, quando siamo ognuno in riconciliazione, in comunione, in carità, radunati insieme e si sente raggiungere la nostra vita da questa parola e si percepisce che questa è la verità che salva. Questa è quella che ti rinnova. Oggi lui parla per me. Ecco il momento in cui scende lo spirito. È il momento in cui la parola non è annunciata solamente con artifici letterari, ma con tutta la potenza dello Spirito Santo, incontenibile da ogni parte, e si fa l'esperienza del Signore. Sono così le nostre liturgie, sono così le nostre assemblee. Non dimentichiamo che non possiamo, rimanendo tiepidi e mediocri, accontentarci
di vedere che lassù si brucia. Questo sarebbe fuoco dipinto. Noi dobbiamo diventare fuoco che incendia, non accontentarsi del fuoco dipinto. Ora è possibile per noi, nella comunità cristiana, rivivere la gioia, la lode della parola, il fuoco della parola, la luce della parola, in certi momenti soprattutto l'immediata evidenza della parola. Quando la nube, per dirla con un termine che chi ha letto l'ultima lettera pastorale conosce, per un attimo si mostra. Questa è la Chiesa a cui noi aspiriamo. Si va a Iconio. Ed entrarono nella sinagoga dei giudei e vi parlarono in modo tale che un gran numero di giudei e di greci divennero credenti. E qualcuno viene, arriva, funziona. Ma i giudei, rimasti increduli, eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Rimasero tuttavia colà per un certo tempo e parlavano fiduciosi nel Signore, che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro si compissero segni e prodigi. E la popolazione della città si divise, schierandosi gli uni dalla parte dei giudei, gli altri dalla parte degli apostoli. Nasce una chiesa. Così nasce una chiesa. C'è sempre una componente di difficoltà. Si può dire addirittura è il sigillo di autenticità, la croce della difficoltà su questa chiesa. Giudei e greci, gli apostoli rimangono per un certo tempo, parlavano liberi nel Signore e lui a sua volta, in questa primavera della fede, rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia. Vedete che parole ricche. Rendeva efficace il compimento della sua grazia. Non c'è una propaganda di slogan, un marketing. C'è una grazia sotterranea. La stessa grazia che oggi è presente, forse come petrolio non scavato, sotto le nostre comunità, il Signore rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia, si annunciava la grazia e lui rendeva testimonianza, voleva dire nel cuore delle persone si accendeva il consenso e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi. Quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei con i loro capi per maltrattarli e lapidarli, essi se ne accorsero e fuggirono nella città della Licaonia. Passarono dalla Pisidia, passarono in Licaonia, Listra e Derbe e nei dintorni e là continuavano a predicare il Vangelo. Ormai si ripete ad Antiochia, a Iconio, si ripete un annuncio, accettano, perseguitano, rimangono, partono. E la storia prosegue. Come? Lo vedremo la prossima volta. Grazie.